tante volte dopo l'elezione di un sindaco o la nomina di un amministratore delegato abbiamo ascoltato pronunciare le parole famose: nulla sarà come prima. Nel 2023 purtroppo gli umili, gli ultimi, i portatori di handicap sono ancora abbandonati al loro triste destino. Un esempio è rappresentato da questa storia triste che vi stiamo per raccontare. Ci troviamo a Torre a Mare, frazione di Bari, dove i nostri cari amici non sono assolutamente messi nelle condizioni di fare valere i propri diritti come tante persone normali. Francesco Virgilio, presidente della locale sezione della Proloco. E che dire, purtroppo è un problema importantissimo, non solo per Torre a Mare, ma ovunque. L'eliminazione delle barriere architettoniche è un problema importante, soprattutto per i disabili, ma anche per gli anziani non autosufficienti. Purtroppo io, con questa posta qui, questa di Torre a Mare, sto parlando sia come presidente della Proloco che anche come, purtroppo, per mia sfortuna, o anche addirittura per mia fortuna, purtroppo sono un disabile, quindi parlo anche come disabile. Ho già fatto una denuncia a tutto quello che era necessario fare, cioè agli enti vari, all'ufficio postale a Roma, al distretto centrale. Sono venuti, ma sto parlando di parecchi anni fa, venuti gli ispettori per potermi dare una risposta, ma sono andati anche alla ricerca di una nuova location per l'ufficio postale, ma poi tutto si è arenato lì e il progetto è rimasto in qualche cassetto probabilmente, motivo per cui ancora oggi io purtroppo sono costretto ad andare a Bari con l'auto, e quindi perché non mi posso spostare con questo mezzo, per poter andare a qualche ufficio postale in cui è possibile poter accedere senza alcuna barriera. Ma è possibile continuare in questa maniera? Io credo che si debbano prendere dei provvedimenti. Da noi Cattaro si aggiunge la voce di Giuseppe Mazzei dell'associazione Disabili Attivi. La cosa che fa male, Franco, è che tutti quanti hanno il problema, e nessuno che. Cioè, noi dobbiamo sollevare noi. Poi un'altra cosa, cioè noi abbiamo il conto corrente, la posta. Paghiamo, cioè loro gli danno un servizio, ci danno un servizio che ci negano, è contrario, perché siamo tutti e tre pensionati, abbiamo la pensione alla posta. E poi un disabile, uno in carrozzina, come fa a salire per prelevare oppure per andare a pagare qualche bolletta?